Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Intanto ne approfitto per ringraziarvi per essere sempre più numerosi. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo, quindi grazie. Sì, se vedete questa faccia qua con le occhiaie è perché credo che mi sta per venire l'influenza, ma non è quello che pensate, cioè no, perché non ho sintomi gravi. Dunque, in questo nuovo video ne approfitto per parlarvi, per dirvi le caratteristiche di un narcisista. Allora, il narcisista è una persona troppo presuntuosa. Cioè, voi lo riconoscete subito perché è una persona troppo piena di sé, che crede di essere il migliore in tutto e per tutto, cioè proprio il migliore. Lui è il migliore, gli altri non capiscono nulla. Ma in realtà questo suo essere migliore non fa altro che è una maschera, perché in realtà non è così. Anche perché non esiste una persona migliore in tutto, cioè non esiste proprio. Quindi il narcisista realtà si crea questa maschera e in base alla persona che si trova davanti si comporta in un modo o in un altro, perché di solito il narcisista è anche una persona che tende a colpire i punti deboli della vittima. Cioè, se ad esempio voi, che ne so, il vostro punto debole, diciamo un'ipotesi, e mettiamo, che ne so, la ginnastica, per esempio, il narcisista vi farà sentire in colpa, cioè magari cercherà in qualche modo di farvi sentire come se siete una nullità perché magari in ginnastica non siete bravi, per esempio. Il narcisista è anche un manipolatore. Tal proposito, ho già fatto un video su che cosa è il manipolatore, quindi mo non sto a ripetere le caratteristiche di un manipolatore, altrimenti faccio un video praticamente su come riconoscere un manipolatore. Il narcisista è anche molto bravo a mentire, cioè bravissimo, proprio fenomenale, perché mentre noi, comuni mortali, diciamo così, se mentiamo, le persone lo riconoscono dai gesti che facciamo, dal tono di voce. I narcisisti no, proprio quelli sono dei bugiardi patologici. Proprio ci sanno veramente fare. Ed è grazie alle loro bugie che appaiono agli occhi degli altri come persone straordinarie. Quando invece quello che invece c'è lì è soltanto in realtà una maschera. Il narcisista, quando viene, diciamo, scoperto o viene criticato, si mette sulle difensive attaccando la persona che lo sta, diciamo, aggredendo, diciamo così. Faccio un esempio. Per esempio, che ne so, io mettiamo, mi rendo conto che sto avendo un rapporto, mettiamo, con un narcisista, un dialogo, diciamo così. Se io provo a fare una critica a questo narcisista, tipo gli dico: guarda, tu ti faccio questa critica qua, il narcisista
se la prende, diciamo, sul personale, perché è come se io sono andata a toccargli, diciamo, una ferita già aperta, cioè la maschera. Cioè, cavolo, gli vado a toccare la maschera, maschera cade e quindi il narcisista perde di potere. Il narcisista adora molto stare al centro delle attenzioni, infatti tende sempre a mettersi in mostra. Proprio anche per questo motivo che lui ci sa fare, quindi è molto simpatico. All'inizio è molto simpatico, poi mano a mano le persone si renderanno conto che davanti hanno una persona falsa, davanti hanno una persona non affidabile e quindi tenderanno ad allontanarlo. Il narcisista diventa un narcisista proprio patologico nel momento in cui manca di empatia, e questo è molto importante perché il narcisista è talmente preso, concentrato su di sé, che non si rende conto che fa del male ad altre persone. Cos'è l'empatia? Praticamente l'empatia è provare le emozioni che provano altre persone. Faccio un esempio stupido. Non dico che questa persona sia un narcisista, assolutamente no. Però per farvi un esempio, quando ho fatto 24 anni, 23 o 25, non mi ricordo, avevo invitato delle ragazze che io credevo mie amiche, ma che poi tanto amiche non erano. A tal proposito, io ho già fatto un video su quest'argomento. Chiaramente non farò il nome delle ragazze perché non si fa, però. Per intenderci, una di loro se ne uscì davanti, diciamo, alla festa. Io non sapevo che le avesse dato una festa per il suo compleanno, dicendo le mie amiche che sono venute al mio compleanno, non notando neanche che io ci stavo rimanendo male. Questa è la mancanza di empatia. Cioè, lei come si sarebbe sentita? Mettiamo, ad invitare me al suo compleanno, io mettiamo, mi mettevo a parlare come se niente fosse, che ho dato una festa in cui lei non era stata invitata e magari lei lo scopriva proprio in quel momento. E questa è la mancanza di empatia. Però lei questa cosa non ci ha riflettuto. Però chiaramente non è il fatto che se manchi di empatia sei automaticamente un narcisista. Quindi assolutamente no. Vi ho fatto soltanto questo esempio per farvi capire cos'è la mancanza di empatia. Cioè, è proprio evidente, no? Io quello che vi consiglio è che se vi trovate con un narcisista, vi consiglio di scappare perché un narcisista è una persona cattiva, cioè con lui o con lei, perché ci possono essere anche delle donne, per carità. Non avrete mai una vostra immagine, dovreste soltanto stare a essere il braccio destro di questa persona, cioè questa persona al centro dell'universo e voi in un angolino. E non è bello e non è giusto. Perché così è, no? Perché chiaramente se voi state, mettiamo con un narcisista che gli piace stare al centro delle attenzioni, che si crea una maschera in cui lui è il migliore, lui o lei è il migliore o la migliore, è tutto. È normale e naturale che stando in giro le persone troveranno più interessanti il narcisista. Per il semplice fatto che lui porta una maschera, ma voi vi presentate per quello che siete realmente. Però poi alla fine. Alla fine, quando la maschera cadrà giù, tutti quanti si renderanno conto che forse voi, senza maschera, siete addirittura meglio del narcisista stesso. Perché ci credo. Io pure, per esempio, facciamo un'ipotesi, mi posso inventare delle belle storie, per esempio, che ne so. Sai, io sono stata, mettiamo, in Argentina, lì poi sono andata,
lì, poi ho fatto questo, poi ho partecipato alle Olimpiadi che stavano in Argentina, quindi il narcisista più o meno è così. Cioè, si inventa delle storie alle quali voi credete, chiaramente, perché siete portati a credere, perché lui ci sa fare, e quindi sembra che lui ha fatto qualcosa di straordinario. Però se uno si presenta come veramente, chiaramente, sembra come se tu non hai fatto nulla di straordinario. Cioè, mi spiego. Io mo ho fatto questo esempio di io che vado in Argentina per partecipare alle Olimpiadi, per esempio, però la verità qual è? Che io faccio ginnastica ritmica, però non sono mai stata in Argentina e mai ho fatto le Olimpiadi. Però giustamente tra una persona che ti va a dire sono stata in Argentina, ho partecipato pure alle Olimpiadi, e una persona che ti va a dire in Argentina non ci sono mai stata, né ho fatto le Olimpiadi, è chiaro che le persone sono più attratte dalla prima persona. Senza sapere che quella persona si sta costruendo un personaggio, quindi in realtà non è vero quello che sta dicendo. È lampante, no, la cosa. Quindi vi consiglio di scappare perché è giusto così. Poi il narcisista chiaramente vi fa anche sentire in colpa, ma questa caratteristica ce l'hanno anche i manipolatori. Quindi state molto attenti e scappate. Per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video. Grazie ragazzi.